Per questa settima corsa in 13 al via sui 1660 metri, 1 Peter Pan LG, 2 Panera B, 3 Please Please Me, 4 Passion Fruit, 5 Palini, 6 Platone Bypass, seconda linea, 7 Prudence Must, 8 Purple Day of West, 9 PVRS Jet, 10 Peninsula F, 11 Pavel Griff, 12 Papillon Trio, in terza fila 13 Phoenix Kronos, favori del pronostico per Please Please Must in chiusura. Diversi in rottura in partenza. Numero 4 Passion Fruit squalificato. Sbagliato Papillon Trio in partenza anche. Numero 2 Panera B squalificato. Sbaglia Palini in questo momento che era in seconda numero posizione. Numero 5 Palini squalificato. E così alle spalle di Chris Prismast va PVRS Jet. I 200 iniziali se ne vanno in 14 e 7. PVRS Jet in seconda posizione, poi c'è un abisso. Sta recuperando ora in terza posizione. Dovrebbe trattarsi di Papillon Trio, che evidentemente non aveva sbagliato. Numero 6, Platone Bypass, squalificato. Intanto vediamo in quarta posizione il numero 10, Peninsula F, poi c'è Phoenix Kronos, mentre per corsie esterne si prodiga invece Pavel Griff, che deve aver avuto qualche problema perché era partito piuttosto bene, poi ora lo vediamo nelle posizioni di retroguardia. Intanto all'esterno Papillon avanza su Please Please Me, si trascina proprio Pavel Griff. Intanto 1-3-3 il passaggio alle 800 e in seconda posizione si mantiene PVRS Jet. Cavalli che sono ormai alla testa del chilometro con Please Please Me in vantaggio nei confronti di PVRS Jet. All'esterno si impegna Papillon Trio con in schiena Pavel Griff. Siamo a 500 dalla conclusione, allunga ora Please Please Me sotto la pressione di Papillon Trio, mentre alla corda PVRS Jet segue numero 13 Phoenix Kronos squalificato. Prova a seguire Papillon e poi a spostare in terza corsia. Viene via Pavel Griff in terza ruota, a 300 dalla conclusione, supera Papillon Trio che cala e anche PVRS Jet riesce a trovare il varco per anticipare Pavel Griff che ha qualche problema nello scurvare. Intanto numero retto 10, d'arrivo con al comando Please S, Please Me squalificato. Ci provano PVRS e Pavel Griff, ultime battute con Please Please Me che si difende. Please Please Me viene a concludere vincitrice, secondo posto per PVRS Jet, al terzo finisce Pavel Griff 1:16:06 e conferma della buona debutto milanese per Please Please Me, Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto, ancora a segno, numero 3 dello schieramento, 2:29 la quota al totalizzatore. Please Please Me tiene a bada il finale di PVRS Jet che rientra bene, terzo posto per Pavel Griff che ha avuto più di un problema sul percorso ma alla fine ha mostrato ancora il suo egregio potenziale. Rivediamo i tre cavalli praticamente alla stessa distanza l'un dall'altro, i primi tre, 3, 9, 11, l'arrivo della settima corsa Savio.